nella scorsa puntata di Disegnando l'Italia. Nazi si sveglia, e dopo essersi controllato nota una piccola imperfezione alla gamba destra, che lo costringe ad una visita accurata. Risultato difettoso, decide di riposare, e di tornare ad Albarel, a dove potrà guarire il prima possibile. Buongiorno, sto iniziando questa nuova giornata, sono mezzo addormentato, anzi no, sono tutto addormentato. Comunque sto iniziando a mettere a posto la catapecchia. Oggi è una mia giornata di riposo, me ne sto prendendo tantissimo ultimamente. E niente raga, mi sto allontanando troppo. Ho messo tutto a posto, zaino in spalla e niente raga, adesso sto correndo i bagni perché devo fare la pipì, non ce la faccio più. E dopo inizio la mia giornata relax, e dico relax perché praticamente mi sono stati messi dei servizi a disposizione che adesso andremo a vedere insieme. E a parte questo, oggi mi rilasserò, non camminerò e mi godrò ancora un po' quest'isola. Quindi via, destinazione bagno. Ecco il primo servizio messo a disposizione. Oh, eccola la mia bella moto. Ho preso la mia moto, raga, guardate qua, mamma che bella. E ho conosciuto subito Lisa che mi sta accompagnando alla torre idrica di Albarella, perché noi l'abbiamo vista solo dall'esterno, però ho chiesto al direttore se era possibile vederla dall'interno per curiosità, e quindi adesso ci incontreremo alla torre idrica e la visiteremo insieme. Lisa, da noi ci dice pedala pedala che a mamma ti ha fatto i gnocchi. No, non è. Molta meno gente. Eccola! Ci siamo! Buongiorno, siete in ritardo? Ah, non mi calcolano nemmeno. Ecco il direttore, Caterina. No, 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 vabbè, noi diciamo. Siete in ritardo! Finalmente! Sono di nuovo con Mauro, eccolo qua, il direttore di Albarella. Bentornato. E guardate qua. Che spettacolo! Praticamente questa torre, Mauro? Questa torre è il simbolo dell'isola da tantissimi anni che esiste, perché ha una doppia funzione, una funzione di riserva idrica dell'isola, ma era anche un vecchio bar, un vecchio locale notturno. Che praticamente quindi stava là, no? Lì sopra. Per ammirare tutta l'isola, una parte del delta del Po. Quest'anno è ritornata un simbolo dell'isola perché durante il periodo del lockdown, come messaggio dall'isola, abbiamo acceso un tricolore sulla torre che è stato acceso per tutti i giorni del lockdown. Scusami se ti ho rotto le scatole per visitarla, ma... Vado io, dai, che visto che vuoi stare con me. Questo è un segnale di rifiuto delle donne. Ma no, così. Vabbè. Ciao. Modo carino. Allora ragazzi, siamo al buio. Non abbiamo la luce dell'ascensore, quindi voi sentite solo le voci. Però possiamo vedere il numero. Sì, siamo al numero 0 adesso. Ah, eccoci. Wow, guardate qua che vista. Oh mamma, che paura. Oh. È vero, sì, qui prende tutte le tacche. Abbiamo tutte le antenne a disposizione. Sono arrivate anche le signorine. E raga, ripeto, c'è una vista spettacolare da qua. Cioè, impressionante. Non ero mai stata qui. Servivi tu per farmi portare in cima alla torre idrica. Anche lei non c'era mai stata qui. Raga, da qua si vedono tutte le piscine delle persone che abitano nella Barella. Ecco qua. Eccoci. Ah, meno male. Salutato tutti, se ne sono andati via tutti quanti, mi hanno lasciato da solo. Niente raga, direi di continuare la nostra passeggiata, la nostra giornata relax. E prima di farlo però volevo dirvi due cose. La prima è che la gamba sta iniziando
a sgonfiarsi un po' e fa meno male, quindi gli antinfiammatori funzionano benissimo. E seconda cosa, perché me l'avete chiesto in tanti, vi volevo dire che sia il direttore, il sindaco e tutte le persone che sto incontrando lungo il percorso non mi hanno mai chiesto di fare dei video, anzi mi hanno detto: Nazario, sei libero di fare quello che vuoi, se vuoi puoi valorizzarci, se vuoi goditi quello che ti diamo, perché a noi fa piacere incontrare e sostenere delle persone che hanno degli ideali come i tuoi. Dico questo perché non vorrei che fosse frainteso quello che mi viene offerto come: io ti offro questo però vogliamo qualcosa in cambio. Non mi è stato mai chiesto questo, ecco perché ieri vi dicevo nel video che la nostra Italia è bella, perché basta chiedere, basta mettere in mostra ciò che siamo realmente, eliminare un po' quella barriera di indifferenza che si è formata tra di noi. E niente raga, comunque questo vi volevo dire. Vabbè, continuiamo il nostro percorso e vediamo cosa mi aspetta adesso. Saliamo sulla nostra moto. Ah raga, prossima tappa, questa struttura Alba Relax. Ah, ecco l'entrata. Ragazzi miei, sono arrivato nella struttura Alba Relax e il nome già dice tutto, e conosco subito la proprietaria, Silvia. Ciao, ciao, eccola qua. Bentornato. Ciao, adesso cosa faremo, Silvia? Andiamo a visitare la nostra Alba Relax. Mi accompagna l'operatrice Salve. Buongiorno. Nome? Valeria, ok. Allora adesso facciamo un giro della struttura e poi forse mi metteranno a disposizione qualche servizio. Andiamo. Questa invece è una delle nostre cabine migliori, che facciamo i trattamenti per di maschile. Normalmente sono il body, qui utilizziamo la pressoterapia e il lipolase. Ah, quindi questi sono trattamenti dimagranti. Sì, dimagranti. Ah, la faccia. Per le brutte giornate. Sì, sai che non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia vita? Sì. Mamma che bella raga, guardate qua quanto è bella, è gigantesca. Qui dove facciamo la cera. Qui si fa la ceretta, quindi la zona tortura. Bravissima. Bello, perfetto, torture. Qua non ci veniamo per niente qua. Questo dove facciamo la pedicure. Ah, pedicure. Ah, ma è gigantesca qua, questo è anche l'idromassaggio, cioè. Ah, la faccia. Facciamo direttamente le acque. Ah, la sauna? La sauna. Perché c'è anche la sauna qua? No. Ah, la faccia. Mamma mia, mamma mia che caldo. Raga, fa caldissimo qui dentro. Per il momento sono 100 gradi. 100 gradi, alla faccia. Raga, quasi quasi mi sa che mi faccio una sauna. Oh mamma mia, guardate qua, la temperatura è a 100 gradi. Cioè, ci rendiamo conto? Non l'ho mai fatta in vita mia e non so cosa mi aspetta. Siamo pronti? Raga, io direi che è arrivato il momento di entrare nella sala infernale. Mamma che caldo. Wow, mamma mia, alla faccia, che vampata di caldo. Ah, come funziona qua? C'è anche, vediamo un attimo, la clessidra. Ok, stiamo qui 10 minuti, non lo so. E lui? Oppala. Vediamo cosa succede, va. Raga, fa vapore. Ah, adesso fa ancora più caldo. Cioè, sto sudando. Ma di brutto. Primi 5 minuti trascorsi, raga. È tosta. Sto cercando di rilassarmi il più possibile, però non è semplice. Cioè, si può stare anche un quarto d'ora qui dentro, ma se non si è abituati è incredibile, raga.
è un caldo bestiale. Bene, ci siamo raga, 10 minuti raggiunti, io sono morto e direi che possiamo uscire, basta. Mamma mia. E dopo la sauna bollente mi hanno detto di fare una doccia ghiacciata. Vado anche per la doccia, va? Mamma mia. Dopo la sauna e la doccia fredda, praticamente poi c'è il mini break. Ma qui ce l'ho più da qua. Mi sta calando il sonno. Incredibile. Ma raga, non ci credo che sta facendo sta cosa. Mamma mia. Raga, abbiamo finito il trattamento e ringrazio Silvia. E niente, troviamo una sorpresa all'uscita. Proprio adesso è arrivato il diluvio. Praticamente la mia bici si trova lì in fondo. Però raga, brutta bestia proprio. Mamma mia come piove. Meno male che mi sono fermato in questi giorni, perché guardate il cielo, è bruttissimo. Brutta bestia. Stanno cadendo dei chicchi di grandine così grossi. È impressionante. Oh, ok. Mamma mia, questo era gigantesco. Mamma mia, povera Valeria. Mi sa che finalmente ha smesso di piovere. Non so di chi sia, però alziamo anche questa. Ok. A me la mia è caduta, ma è caduta bene. Dato che il sole oggi ci vuole bene, eccolo là, mi sono rimesso di nuovo in bici e adesso mi sto dirigendo verso il centro commerciale, perché adesso ci sarà una cosa carina. Meno male che ha smesso di piovere. Fate largo. Boh, sta iniziando ad arrivare un po' di gente qua. Che ci hanno in testa? Ragazzi, qui si stanno mettendo i fenicotteri in testa. È arrivata anche lei, la nostra Silvia. Eccole che si preparano, le nostre atlete. Sei in ritardo? Ragazzi, lei è la DJ. Ragazzi, io voglio sapere cosa sta succedendo, quindi fermerò la prima donna che mi capita davanti e glielo chiederò. E mi è capitata lei. Salve. Una donna a caso. No, stiamo partecipando al Ciacole in Rosa, questa manifestazione per beneficenza, per Dinamo Camp, raccogliere fondi quindi per l'aiuto alle persone malate. Sarà una camminata di 3 km all'interno dell'isola di Alberella, come puoi vedere tutte donne. Tutte donne. Eccole che sono partite. Io le lascio camminare, vado piano piano che non voglio forzare la gamba. Non potrei camminare, infatti sono solo 2 chilometri, ma non li faccio nemmeno, mi lascio andare, ci vediamo dopo. Qua preparano i regali. Mamma mia quanta cosa qua. Grazie. Eccolo, il nostro direttore. Grazie a tutti, Teatro Barella, le nostre... Quindi, senza guardare, chissà chi vincerà. Tiro fuori il numerino. Trentatré! È l'unico numero che non c'è. Bah, e mentre tutti si divertono, io mi mangio una bella pizza. Buon appetito e piatto pulito. Mi sono mosso il dito. Ah, è a pancia piena, raga. Direi che posso concludere la mia giornata. Ormai è buio.
quindi adesso resto un altro pochettino qui in questo centro commerciale, visito un pochettino tutta la zona e poi vado subito a montare la tenda. Io quindi vi saluto e mi raccomando, se anche quest'altro video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!